ufficialmente chiusa l'esposizione universale Expo Milano 2015. Nel nostro paese l'Expo è stata una grande opportunità sin dal giorno in cui la candidatura italiana è stata concepita. Possiamo dire serenamente che la sfida rivolta prima di tutti a noi stessi è stata vinta. Una soddisfazione che anche nelle parole del commissario unico Giuseppe Sala. Expo Milano 2015 ha confermato che siamo in grado di accogliere, collaborare e stupire il mondo quando operiamo con ordine, con chiarezza e creatività. L'Expo chiude con numeri oltre le aspettative, 21 milioni e mezzo di visitatori, 5 milioni solo nell'ultimo mese. Ma l'esposizione universale non è stata solo un successo di pubblico, lascia un'eredità immateriale importante, l'impegno concreto alla lotta alla fame nel mondo che trova nella Carta di Milano la sua più significativa espressione. La Carta è un documento di grande rilievo che ha affermato il diritto al cibo e all'acqua come parte essenziale del più ampio diritto alla vita e dal quale d'ora in avanti non si potrà prescindere nel valutare l'applicazione di diritti umani universali. Con la consegna della bandiera a Dubai, che ospiterà l'evento nel 2020, l'attenzione si sposta al dopo Expo, a cosa sarà del sito espositivo. Qualunque sia il suo futuro, mi auguro una scelta saggia, auspica Mattarella, a beneficio di tutto il paese. Signora Presidente della Repubblica, autorità tutte, amiche e amici, cittadini del mondo che avete scritto con noi la storia di questa bellissima esposizione, quando qualcosa finisce c'è sempre un po' di malinconia e noi oggi tutti insieme salutiamo Expo Milano 2015. Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato per il suo successo. Milano saluta il mondo con l'orgoglio di aver dimostrato di cosa è capace l'Italia quando fa squadra. Capace di innovazione, di creatività, di cultura, di bellezza e soprattutto di passione.